La pittura delle miniature è un'arte che richiede tempo, passione e dedizione. Spesso concentriamo tutte le nostre energie sulla pittura stessa, ma nonostante gli sforzi il risultato non ci soddisfa del tutto. Forse è perché abbiamo trascurato la fase preparatoria, che in realtà ha la stessa importanza della pittura. Vediamo quindi i 5 passaggi da non trascurare per fare delle nostre miniature una perfetta tela bianca. Cominciamo subito! Chi viene dal mondo del modellismo conoscerà già perfettamente questo primo aspetto. Chi invece è agli inizi o si sta cimentando principalmente nella pittura di miniature di giochi da tavolo, probabilmente non ha dovuto affrontare il montaggio, quindi facciamo un po' di chiarezza. Molte delle miniature in commercio, come ad esempio quelle Games Workshop, arrivano a noi in pezzi da montare. Ne esistono sia in plastica che in metallo. Per il video di oggi prenderemo come esempio una delle squadre di Blood Bowl. Nella confezione ci troveremo davanti gli sprue sui quali sono fissate tutte le parti della miniatura. Gli strumenti che vi serviranno per il montaggio saranno essenzialmente 4, ovvero tronchesina, cutter, lima e colla per plastica. Con la tronchesina staccheremo i componenti dai supporti, la lima e il cutter ci aiuteranno a rifinire il risultato e ovviamente con la colla assembleremo il tutto. Ma andiamo con ordine. Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di sprue che contengono più miniature, sono numerate per facilitare le operazioni di montaggio. Basterà infatti seguire fedelmente le istruzioni riportate nel manualetto per assegnare ad ogni miniatura le parti giuste. Quelle della Games Workshop, in particolare, sono stampate per incastrarsi perfettamente tra loro, quindi se nell'assemblaggio notate che qualcosa non quadra, state sicuramente usando dei pezzi sbagliati. Una volta deciso quale miniatura montare, tagliamo con la tronchesina i supporti in plastica che la reggono. Possiamo tagliare ad 1 mm di distanza dal pezzo stesso, se abbiamo paura di rovinarlo, oppure, come mi trovo bene a fare io, tenendo la parte piatta delle lame aderenti alla miniatura, inclinandola secondo la direzione del pezzo e tagliare. In base al metodo che userete, vi rimarrà più o meno materiale da rifinire dopo, ma se sono i vostri primi approcci al montaggio, vi consiglio di rimanere un pochino più distanti, così da non rischiare di indovinare nessuna parte. Una volta staccate tutte le parti che ci serviranno per montare la miniatura scelta, possiamo passare alla fase successiva. Il passo successivo è rifinire e incollare le miniature. Cosa si intende per rifinire? Beh, ovviamente sistemare tramite l'utilizzo di lima e cutter le imperfezioni che potrebbero trovarsi sulla miniatura, come gli eccessi e le linee di fusione, i supporti e gli altri difetti di questo tipo che creano volumi indesiderati e che rovinano l'estetica durante la pittura. Esistono in commercio diversi strumenti che potrebbero esserci utili, ma tra tutti lime di precisione e il più comune cutter sono quelli che vi consiglio di più. Le lime che ho acquistato io non sono troppo piccole, le utilizzo più che altro per rendere più liscia una superficie. Per eliminare invece le parti più sporgenti e per sistemare le zone più piccole, dovrete affidarvi al cutter, di quelli con lama intercambiabile, per avere sempre un punto estremamente preciso. Ovviamente bisognerà fare molta attenzione perché il rischio di tagliarsi e farsi finire quella meravigliosa punta menzionata poco fa nel dito è potenzialmente alto, purtroppo ve lo dico per esperienza. Il segreto è quello di lavorare con pazienza, sezione per sezione, tenendo la mano che regge il taglierino vicino all'attaccatura della lama, così da avere un maggior controllo sul movimento del cutter stesso. Io solitamente lo utilizzo per eliminare il grosso del difetto, per poi rifinire il tutto con la lima. Può capitare, come qui sulla base, che in alcuni punti delle miniature manchi del materiale. Per questo motivo, prodotti come il Plastic Putty di Valleio o la Green Stuff sono utili da avere sul nostro banco di lavoro per riempire le parti mancanti. Una volta asciugati, basterà limare per eliminare gli eccessi. Quando saremo soddisfatti della rifinitura di tutti i pezzi, ci basterà incollarli tra loro seguendo l'ordine indicato dalle istruzioni, se presenti. Per farlo ci servirà una colla per plastica, anche se personalmente, dopo averle provate, ho trovato un risultato altrettanto buono anche con il semplice attack. Ovviamente vi consiglio la versione di precisione, che grazie al beccuccio piccolo ci aiuterà a versare solo la poca colla necessaria. I vantaggi di usare pochissima colla ogni volta sono tanti. Prima di tutto il fattore economico, ma soprattutto vi permetterà di non perdere troppo tempo ad aspettare l'asciugatura. Usarne troppa significherebbe coprire i dettagli più piccoli della miniatura con colla che cola ovunque e purtroppo anche incollarsi le dita. Allo stesso modo possiamo fissare la miniatura sulla basetta. Quando sarà tutto perfettamente asciutto, possiamo passare alla terza fase.
Vi è mai capitato di iniziare subito a dipingere e notare che il colore non voleva saperne di rimanere sulla miniatura? Ecco, questa spiacevolissima situazione è dovuta al fatto che molto spesso le miniature nuove hanno ancora delle tracce di sostanze oleose di produzione, che facilitano la rimozione dello stampo. Una pulizia accurata risolverà qualsiasi tipo di problema, evitando di farci spazientire per il colore che non resta attaccato. Per lavare le miniature non vi servirà altro che una bacinella, acqua preferibilmente tiepida, sgrassatore o detersivo per i piatti e una spazzolina. Ne aggiungiamo un po' nell'acqua, lasciamo che si sciolga un po' e siamo pronti per il lavaggio. Io solitamente faccio qualche passata nell'acqua per poi usare una spazzolina e passare delicatamente ogni parte della miniatura. Più saremo accurati, migliore sarà l'aderenza di primer e colore. Un breve risciacquo cambiando l'acqua alla bacinella, lasciamo asciugare e siamo pronti per il prossimo passaggio. Per velocizzare la pittura e facilitarci la vita, è utile fissare le miniature su dei supporti. Esistono in commercio di alcune marche e modelli, come questo della Games Workshop. Io personalmente, dato che non lavoro praticamente mai su un'unica miniatura, ho trovato questo metodo a costo molto basso, con il quale mi trovo estremamente bene. Ho comprato parecchi tappi di sughero e semplicemente con del Pattafix creo delle palline che faranno da colla temporanea alle miniature. Così facendo avrò già ogni miniatura pronta per la pittura e riuscirò comodamente a prenderle in mano senza difficoltà. Averle già pronte velocizzerà di molto la pittura, dato che possiamo preparare più colore e usarlo su tutte le miniature che lo richiedono, dipingendo in sequenza senza dover ogni volta toglierle da supporto per passare da una all'altra. Vi assicuro che prepararne molte già montate, fissate sui supporti, pronte per primer e pittura, vi farà risparmiare un sacco di tempo. Ovviamente potreste usare supporti di tipo diverso, come boccette di colore usato, tappi di bottiglia o qualsiasi altra cosa. Io ho trovato che questi hanno una buona dimensione, sono leggeri ma danno comunque un buon supporto. Per miniature grandi non faccio altro che unirne insieme due o tre con degli elastici e crearne uno molto grande. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa usate voi come supporti. Bene, ora che il nostro piccolo esercito di miniature è pronto, basterà creare una buona base su cui dipingere. Quindi vediamo il passaggio più importante di tutti, ovvero il primer. Per quanto riguarda il primer, c'è un discorso piuttosto approfondito da fare. Il primer non è altro che uno strato di colore che viene steso sulla miniatura. È molto importante non tralasciare questo passaggio perché, oltre a facilitare l'aderenza dei colori che applicheremo in seguito, permette anche di creare effetti di luce che ci aiuteranno nella pittura. Esistono diverse soluzioni per applicarlo, alcune più economiche e pratiche, altre meno, ma che garantiscono un risultato qualitativamente migliore. In generale, proprio perché si tratta di una base che punta a migliorare la pittura successiva, la soluzione migliore prevede di spruzzare il primer e non applicarlo con il pennello. Il primo metodo, quello più veloce ed economico, prevede di utilizzare una di quelle bombolette di primer spray, che permettono con pochi gesti di coprire interamente la miniatura. Dopo aver shakerato molto bene la bomboletta, basterà fissare la miniatura su un cartone, con del nastro biadesivo o del Pattafix, spruzzare tenendo la miniatura a circa 30 cm e con dei brevi spruzzi coprire ogni parte della miniatura. Purtroppo alcuni fattori possono influire negativamente sul risultato finale, come l'umidità e la temperatura del luogo in cui usiamo il primer e la quantità di colore che involontariamente spruzziamo. Per tutti questi motivi è un metodo che consiglio solo ai novizi, che vogliono prendere dimestichezza e fare le prime esperienze con la pittura senza investire grosse somme di denaro. Se invece puntate ad un risultato senza dubbio migliore, che rispetta di più i dettagli della miniatura, questo secondo metodo è quello che fa per voi. Ho iniziato anche io con il primer spray, ma appena ho scoperto questo sistema non sono più tornata indietro. Vediamo tutti i vantaggi e i pochi svantaggi di usare un aerografo per realizzare il primer. Avremo bisogno dell'aerografo stesso, che è lo strumento che teniamo in mano, e di un piccolo compressore, che permette tramite l'aria generata di far fuoriuscire il colore. Ciò che lo rende meno appetibile agli occhi dei neofiti è sicuramente il prezzo, nel senso che si tratta comunque di un acquisto dal prezzo molto variabile, ma sicuramente più alto di una bomboletta di colore. In commercio esistono prodotti di marche e prezzi molto diversi, adatti ad utilizzi e gradi di esperienza diversi. Io ho iniziato con questo che state vedendo adesso, un semplice aerografo Fengda, dal prezzo molto contenuto. Sicuramente mi è stato indispensabile per apprezzare la versatilità di uno strumento del genere, ma con il tempo ho notato sempre di più i difetti di un prodotto così economico. Dopo un po' di tempo ho quindi deciso di investire in un modello Iwata, una tra le marche migliori, e ogni giorno ne apprezzo l'immensa differenza di fattura.
Non dico che dobbiate subito partire con un acquisto così importante, ma vi basti sapere che anche per quanto riguarda gli aerografi vale la regola per cui chi meno spende, più spende. I vantaggi nel realizzare il primer con l'aerografo sono innumerevoli, prima tra tutti la possibilità di stendere strati così sottili e leggeri di colore da non compromettere i dettagli della miniatura nemmeno con più strati. Oltre a poter realizzare un semplice strato nero o bianco in base alle vostre preferenze, permette di realizzare un primer in tre colori, nero, grigio e bianco, che simulerà luci e ombre, il cosiddetto primer zenitale. I colori, che per comodità io verso in piccoli bicchierini prima di metterli nel serbatoio dell'aerografo, andranno diluiti con qualche goccia di thinner, che semplicemente stempererà la consistenza e lo renderà più sottile. Uscendo, non intaserà l'ugello dell'aerografo e rispetterà molto di più i volumi e i dettagli della miniatura. Con il colore nero stendo una base omogenea sull'intera miniatura. Una volta che sarà perfettamente asciutta, potrò fare lo strato grigio, che ovviamente non stenderò sull'intero soggetto, ma solo parzialmente, tenendo un'inclinazione di 45 gradi rispetto alla miniatura. Così facendo creeremo un tono intermedio che ridurrà lo stacco troppo netto tra ombra e luce, dando la sensazione di un'illuminazione diffusa e ambientale. Una volta asciutto, è la volta dell'ultimo passaggio, ovvero la luce che colpirà la miniatura direttamente da sopra. Basterà un brevissimo passaggio con il bianco, proprio perché insistere, cambiando anche leggermente inclinazione, distorcerebbe l'effetto della luce. In caso avessimo anche delle fonti di luce esterne, come candele o lanterne, è possibile simularne l'effetto spruzzando direttamente da lì, così da creare un alone luminoso come riferimento per la pittura. Ovviamente con l'aerografo è possibile anche spruzzare il protettivo a fine pittura, lucido, satinato o opaco, che permette di proteggere la miniatura senza alterarne i volumi e senza creare sgradevoli texture, ma di questo vi parlerò meglio in un prossimo video. L'importante è che dopo ogni utilizzo, e se necessario tra un colore e l'altro, si pulisca perfettamente l'aerografo, con un cleaner che eliminerà il colore dall'interno e altri strumenti per pulire l'ugello. E con questo si conclude il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti su quali di queste fasi vi interessa vedere un video più approfondito. Se avete altri suggerimenti, scriveteli qui sotto così possiamo usufruirne tutti. E con questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!